alcuni infami settimane fa hanno dato fuoco alla corona di alloro che vedete qua posta sopra la lapide in ricordo dei partigiani che caddero qui a Porta Vecchia, a Grosseto, e che siamo, lo ricordo, a pochi passi da Piazza del Sale, sono uno dei simboli della lotta della resistenza nella nostra regione. È uno dei tanti atti che si sono compiuti nel corso di questi ultimi anni, sia contro simboli della lotta di liberazione, ma vorrei ricordarlo anche contro simboli del movimento LGBTQI, penso alla bandiera bruciata davanti ad una coppia gay con i loro bambini, a una svastica che è stata tracciata per terra vicino alle case di alcune persone di religione ebraica, e potrei continuare con molti esempi che ci preoccupano moltissimo. E continuo a ripetere che non ci preoccupano solo gli esempi e gli atti di queste persone infami, ma ci preoccupa anche quello che io chiamo il vandalismo istituzionale di alcune figure importanti, come il sindaco Vivarelli Colonna di questa città, che ha inteso chiudere l'Istituto Storico per la Resistenza, gli studi sull'età contemporanea di Grosseto. Lo ha fatto formalmente per motivi strutturali, ma in realtà è stata una scelta politica. Mi ha risposto sui giornali che lui in realtà si è adoperato per trovare una soluzione, ma questa soluzione non c'è, ci sono soltanto delle parole, c'è soltanto la retorica del sindaco Vivarelli Colonna, non c'è nessun atto formale per trovare una nuova sede all'Istituto Storico della Resistenza. Questo lo voglio ripetere e chiarire, l'istituto deve stare in quel posto in cui è un baluardo della ricerca su un periodo fondamentale della nostra storia, che non parla soltanto ovviamente al passato, ma parla al presente, perché il ricordo serve a orientare le azioni nel presente, e purtroppo oggi sono presenti nella società anche toscana nuove forme di razzismo, nuove forme di intolleranza, nuove forme di revisionismo storico. Ne è un esempio lo stesso Vivarelli Colonna, ricordiamo che tempo fa voleva intitolare una strada ad Almirante, ecco, credo che tutti sappiano che Almirante è stato un convinto fascista ed è stato uno degli autori di quella pessima storia scritta che fu il giornale della razza, nel quale appunto difendeva terribili posizioni antirazziste, antiebraiche, legate ovviamente anche alla storia coloniale del nostro paese. Dunque questa è una pagina che deve essere chiusa, ogni ipotesi di pacificazione nazionale cosiddetta, di pacificazione della memoria, di intitolazione di strade e piazze a queste figure contrasta non solo con la cultura antifascista di questa regione, ma anche con la Costituzione italiana. Quindi noi ribadiamo ancora una volta che il progetto Toscana Sinistra è un progetto che si fonda su basi solidamente costituzionali, che rivendica con orgoglio le radici antifasciste della nostra Repubblica, e lo farà anche oggi venendo proprio sotto questo luogo simbolico e ringraziando ancora una volta i partigiani per quello che hanno fatto per tutti noi, per il nostro paese e per la democrazia italiana. Sono qua anche con alcuni dei candidati della nostra lista nel collegio, e mi piacerebbe che ragionassimo insieme e che prendessero la parola anche loro in questo luogo simbolico in cui abbiamo deciso di essere insieme. L'importanza della storia è fondamentale, è importantissima nella scuola e nello studio. Non possiamo assolutamente cancellare il nostro passato, ma dobbiamo farne parte della costruzione del futuro. E le nuove generazioni, studenti che capiscono qual è l'importanza di questo posto, è fondamentale. Quindi questo è un simbolo della Russia fascista di tutta la nostra comunità. Sì, sono Gianluca Quaglierini, sono candidato per sostegno di Tommaso Fattori Toscana Sinistra. In questa giornata abbiamo girato vari luoghi della provincia
non potevamo non passare qui davanti alla lapide al ricordo dei partigiani che hanno perso la vita per mano dei fascisti. Ovviamente condanniamo fermamente questo gesto. Toscana Sinistra, come ha detto Tommaso Fattori, è una forza dichiaratamente antifascista, antirazzista, per la solidarietà e per l'uguaglianza. Sono valori che porteremo avanti sempre contro questo revisionismo storico becero che qualcuno vuole portare avanti. Siamo qui per combatterlo. Ciao a tutti, io sono Flavio Barile. Siamo qui con il nostro candidato Tommaso Fattori a condannare ancora una volta lo spregevole gesto effettuato qualche settimana fa qui in questo luogo. Noi siamo qui per ribadire il concetto che la nostra formazione è quella dello Stato democratico, quello che si basa sui valori dell'antifascismo, e siamo qui oggi per ribadirlo ancora una volta, perché troppo spesso vengono diciamo atti come quelli accaduti qui a Grosseto vengono depennati troppo facilmente, quando invece sono tanti gli atti vandalici che sono stati fatti non solo in questo simbolo ma in tante città della Toscana, e noi non dobbiamo mai abbassare la guardia e mantenere sempre alta la difesa dei valori democratici dello Stato italiano.